Sinfonia numero 5 per teatro a motore ha fatto tappa a San Potito Sannitico, una sinfonia visiva creata a partire dai limiti e dalle possibilità di un teatro vero e proprio a motore, concepito come uno strumento da suonare la cui orchestra, formata da 5 attori, dà vita ad uno spettacolo unico in cui teatro e danza si fondono per proiettare lo spettatore in un viaggio sensoriale, onirico. Un'idea, quella dell'autobus viaggiante, immaginata dalla compagnia teatro delle Gru di Matera e che ha dato vita al Bus Teatre, un autobus a due piani che poi si trasforma in un palco su 8 ruote e un boccascena in cui spettacoli teatrali e musicali prendono vita. Per l'occasione abbiamo ascoltato uno degli organizzatori. Questo progetto di teatro itinerante nasce circa un anno e mezzo fa dal desiderio, anzi dall'unione di più desideri, di amici e professionisti che già lavoravano insieme da un po'. E quindi in particolare dall'incontro con me Alessio Ferrara, che è un performer e attore, e Roberta Ferraro, che è una cara amica sociologa che si occupa dell'organizzazione, nel nostro caso particolare, e proprio del coordinamento e anche dell'ideazione di progettazione culturale. Io mi occupavo da anni di teatro e teatro di strada e avevamo nel cuore di iniziare un progetto culturale che potesse essere itinerante, vicino alle persone e in qualche modo potesse rivoluzionare la distribuzione culturale e teatrale in un modo in fondo antico, perché i carrozzoni sono una cosa che viene da lontano, dal 500, dalla commedia dell'arte, in qualche modo in un modo nuovo. E quindi destino vuole che i nostri desideri si incrociano, le nostre vite in qualche modo anche, perché un progetto così complesso è fatto poi di relazioni, di incontri, è importante che le persone si trovano soprattutto da un punto di vista anche umano, e dunque perseguiamo, seguendo le tracce di questo nostro desiderio di un'attività itinerante, troviamo una compagnia che anni prima aveva messo su, aveva già trasformato l'autobus, che è la compagnia delle Grude di Matera, e quindi li andiamo a ripescare, li conosciamo e riprendiamo, insomma, ritiriamo fuori questo grande vascello da dove si era fermato e lo rimettiamo su strada. Le prossime date del Bus Teatre saranno a fine luglio ad Agerola presso Napoli al Festival sul Sentieri degli Dei e ad agosto ad Ariano Irpino all'Ariano Folk Festival, appunto ad Avellino. E, altre date sono ancora da finire e il nostro tour è ancora da definire, appunto, ma vi terremo sicuramente aggiornati sui nostri canali come Facebook o il nostro sito web. E l'intenzione del Bus Teatre comunque è quella di voler toccare centri anche più piccoli, paesi, città minori, anche metropolitane, ma non battuti solamente dai soliti canali teatrali. Quindi qualunque cosa, contattateci. Questo progetto è sostenuto e ospitato dal Comune di Agerola, che ci ha offerto uno spazio sia per il rimessaggio dell'autobus che per le prove. Abbiamo attivato quest'anno la prima residenza creativa per appunto dare vita allo spettacolo che portiamo in scena proprio questa sera. E quindi un saluto ai nostri cari amici di San Potito. Ciao! Ciao.